Nel piccolo borgo aquilano di Goriano Valli, frazione del comune di Tione degli Abruzzi, è stato inaugurato il MUDI, Museo Diffuso del Parco Sirente Velino, con le visite guidate nelle sue 16 stazioni tra cantine, pagliai, stalle messe a disposizione dagli abitanti. La giornata è stata caratterizzata anche dalla cerimonia di consegna del premio MUDI Sirente Awards, evento presentato dal regista Walter Nanni. Ma come è nata l'idea di questo singolare museo, l'ideatore Fausto Di Giulio? Il senso di questa iniziativa è preservare, custodire, tramandare i segni di questa cultura millenaria ormai estinta, che è una cultura contadina, di cui abbiamo fortunatamente ancora dei segni. Le stazioni sono ad oggi 16, ognuna dedicata a un tema, a un personaggio, collegate al passato ma anche al futuro. Ecco perché si chiama anche The Leader Museum for the Future, perché lo colleghiamo alla capacità, all'abilità e alla voglia di costruire un futuro migliore, inclusivo, giusto, equilibrato per tutti. Qual è l'importanza di iniziative come questa? Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale. Una grandissima iniziativa, riaprire all'interno di queste comunità dei musei che ripartono alla storia, alla cultura, alle tradizioni e metterle in luce. È un progetto che vede il coinvolgimento complessivo di una comunità che è viva, che vuole vivere, e dalla riscoperta della storia può costruire il futuro. È chiaro che rientra in un progetto complessivo di valorizzazione dei territori del Parco regionale Sirente Velino e rientra in un progetto complessivo di valorizzazione di quella che deve essere le aree interne. Numerosi premiati con la statuetta del guerriero di Capestrano, tra gli altri la scrittrice Dacia Maraini, il regista Riccardo Milani, l'imprenditore del turismo Daniele Kilgren, ancora Gino Bucci, l'abruzzese fuorisede, Gaetano Bassi, Giulio De Collibus, Marco De Angelis e le cittadine e i cittadini di Goriano Valli, 80 abitanti e residenti effettivi ma con ben 3 attività imprenditoriali nel turismo, l'agricoltura, l'edilizia e la cultura, e il direttore d'orchestra Leonardo De Amicis. Sì, un'iniziativa a mio avviso straordinaria per la rivalutazione delle aree interne abruzzesi, che è un argomento che mi sta molto a cuore.